Buon pomeriggio amici di Ortica Socio, in diretta dallo splendido, ristrutturato e tornato da qualche tempo a nuova vita Stadio Lombardi di Marina di San Nicola. Ricorderete, eravamo di qui qualche tempo fa quando erano in corso i lavori sono ormai da molto tempo finiti e noi siamo tornati per darvi alcune notizie importanti poi sulla società che gestisce questo impianto. Poi accanto a me fra poco lo inquadriamo un volto notissimo, il presidente del Gabbiano Marina di San Nicola, che ha cambiato nome, e poi vi spiegheremo, Guido Deleuze. Intanto buon pomeriggio e grazie di averci ospitato. Salve a tutti e buon pomeriggio a voi, grazie a voi. Allora, le notizie sono tante, la più importante è questa, che ritorna nell'ambito sportivo e calcistico di La Dispoli un nome storico, un nome che poi vide in passato la presenza di dirigenti che hanno scritto la storia del football alla Dispoli per tanto tempo. Sto parlando del nome Virtus, perché è stato fatto il passaggio da Gabbiano, si chiamerà Virtus Marina di San Nicola, poi il presidente Deleuze ci spiegherà tutti quanti i passaggi, ma soprattutto si stanno aprendo tante nuove prospettive. Allora, io intanto partirei un pochino dalla storia per chi non la conosce, presidente. Voi avete acquisito tramite bando col comune questo stadio a Marina di San Nicola quando era in condizioni a dir poco pietose. Noi realizzammo un videoservizio in quello che era rimasto degli spogliatoi, atti di vandalismo, distruzione, degrado. L'avete rimessa a posto, avete creato questa splendida struttura in erba sintetica che vediamo, dove ci sono anche dei ragazzi che stanno facendo degli stage, e poi avete deciso che oltre alla scuola calcio era bello, era interessante fare anche una squadra che partecipasse a un campionato dei grandi, chiamiamoli così, iscrivendovi alla terza categoria. Allora, intanto tracciamo un bilancio dalla sua esperienza quando la intervistammo, quando è venuto qui e ha ereditato il disastro. A distanza di quasi 2 anni, com'è andata? È andata bene, a distanza di quasi 2 anni, per cui 2 stagioni agonistiche. La prima l'abbiamo approcciata naturalmente pian pianino, partecipando solo ai campionati dilettantistici della scuola calcio. Poi l'anno scorso abbiamo deciso appunto di fare il passaggio e formare la prima squadra e iscriverci al campionato di terza categoria. Il campionato è andato ben oltre le nostre aspettative, perché insomma ci siamo dignitosamente classificati 7 e anzi anticipo che anche abbiamo fatto la domanda in federazione per aderire ad eventuali ripescaggi e per cui quest'altro anno partecipare alla seconda categoria. Ci sono state anche soddisfazioni dagli altri campionati, per esempio la Juniores, anche loro si sono classificati bene a metà classifica, i 2006 addirittura sono arrivati al quarto posto, i 2007 a metà classifica, 2008 e 2009 classificati alle prime posizioni, sesto e quarto posto. Per cui devo dire che anche se una nuova società dove sono solo 2 anni che partecipiamo ai campionati appunto dilettantistici, però non posso che non esprimere la mia soddisfazione personale e di tutto lo staff tecnico. Faccio una piccola parentesi per dare l'informazione del cambio nome. Il cambio nome è deciso pochi giorni fa, per cui è una notizia veramente di prima mano, è stato deciso per un po' ricordare sia il passato ed anche dare soddisfazione nel luogo dove ci troviamo, e per cui questo è stato deciso insieme a tutto lo staff tecnico, abbiamo fatto anche partecipare i ragazzi. Alla fine il nome ricaduto su Virtus, che richiama l'ex Virtus appunto che qualche anno fa calcava questi campi, però aggiungendo Marina di San Nicola per dare un po' di lustro anche alla cittadina che ci ospita, e per cui sarà Virtus MSN, per cui Virtus e Marina di San Nicola. Questo è qua. Ecco presidente, voi siete un po', già eravate come Gabbiano scuola calcio, ma adesso come Virtus, siete un pochino per tante famiglie, non solo di Adispoli, poi l'alternativa a qualche altra cosa. Allora le chiedo, che rapporto, che approccio ha avuto con le famiglie che vengono qua a scrivere i giocatori, spesso provenienti da altre società? Che idea si è fatto? Perché tante famiglie, avete quasi 270, se ricordo bene, ragazzi iscritti, perché le famiglie secondo lei scelgono la Virtus ex Gabbiano? Beh, chiaramente non sta a me dirlo.
Però, insomma, essendo noi molto conosciuti come imprenditori sportivi sul campo, per cui sono ormai 36 anni che siamo appunto nell'ambito dello sport qui alla Dispoli, e per cui tutti conoscono come la mia famiglia ha sempre gestito sia la società ma anche i rapporti. Noi i rapporti con tutti i ragazzi, con lo staff tecnico, li cresciamo proprio come un rapporto di famiglia, cioè il mio intento è quello che veramente lo sport deve essere educatore per la vita, e così diciamo investiamo nei rapporti interpersonali sia lato atletico e lato staff tecnico. Penso che questo sia un po' il nostro mantra, ecco, il nostro segreto. Quindi una grande famiglia che si allarga? Una grande famiglia che si allarga e si è allargata e che speriamo continuerà ad allargarsi, perché comunque ci sono molte novità anche riguardo lo staff tecnico, e per cui ci sono nuovi ingressi prestigiosi, e per cui puntiamo veramente ad allargarci pian pianino, passo dopo passo, senza fare passi più lunghi della gamba, però di anno in anno crescere e dar soddisfazione a tutti i ragazzi. E vorrei sottolineare anche crescere come impianto, perché creeremo e stiamo creando anche servizi intorno al campo di calcio. È già attivo quest'anno un piccolo ritrovo per i ragazzi, per cui un chiosco che funge un po' da bar per l'estate, dove si ritrovano i ragazzi. Quest'altro anno ci sarà la struttura vera e propria della clubhouse, per cui sarà un servizio in più che daremo. Abbiamo realizzato anche un piccolo campo da mini golf, per cui i bambini possono venire a divertirsi, campi da paddle, campo da calcetto, facciamo tornei di calcio tennis quest'estate. Insomma, diciamo che stiamo cercando di rendere la struttura attiva anche da un punto di vista sociale, proprio per la sua natura, diciamo, sportiva, come intendiamo noi lo sport e sociale. Quindi se una famiglia delle tante che ci stanno guardando volesse portare il proprio figlio, il proprio bambino a giocare con la Virtus Marina San Nicola, cosa deve fare? Basta venire qua, la segreteria è aperta, ci sono tutti i numeri pubblicati, siamo chiaramente attivi su tutti i social. Quello che possiamo garantire è che anche con la scuola calcio facciamo molte iniziative. I ragazzi anche quest'anno hanno fatto tornei sia casalinghi sia in esterno, perché siamo andati a Vasto, siamo andati in Emilia Romagna, e per cui diciamo creiamo appunto anche per quanto riguarda i bambini un interesse collaterale non solo sportivo ma anche sociale. E allora, il messaggio è forte e chiaro, questo per il calcio che piace a noi di Ortica Social: divertimento, agonismo, voglia di vincere, ma anche aggregazione, famiglie, sorrisi sulle labbra e soprattutto tanta allegria. E poi, come ha detto giustamente il presidente Deleuze, insegnare ai ragazzi non soltanto come si colpisce un pallone, ma soprattutto come si affronta la vita dal punto di vista dell'educazione. Grazie presidente, e ovviamente torneremo prossimamente per sapere se vi hanno ripescato in seconda categoria. Grazie a voi, e noi vi aspettiamo fiduciosi di parlare della seconda categoria.